Nell'ambito dell'iniziativa Cantine Aperte che si è svolta domenica 28 maggio, la scuola Sarmenti ha presentato due nuove etichette di vini. Vediamo. Oggi abbiamo presentato due nuovi vini, un rosato da Vigne Vecchie e un Sussumaniello. Sono due vini su cui abbiamo speso molta energia, abbiamo profuso tanto impegno, proprio perché il rosato lavorando da Vigne Vecchie non è facile come le vigne giovani, e il Sussumaniello perché è un vitigno ormai pressoché quasi scomparso, che abbiamo reimpiantato da poco, perché è una nostra missione investire su quelle che sono le tipicità del nostro territorio. Il Sussumaniello è un vitigno autoctono che esiste sul nostro territorio da oltre 2000 anni. Oggi l'abbiamo voluto presentare abbinandoli a un cooking show. Abbiamo per questo chiamato un famoso giornalista, quale Luciano Pinatario, per presentare degnamente questi nuovi vini e le loro caratteristiche, ma abbiamo voluto farli scoprire offrendoli in abbinamento a dei piatti preparati da un famoso chef quale Mirko Ronzoni. Adesso i vini pugliesi hanno nome e cognome e quindi questo è il vero motivo del grande successo degli ultimi anni di questi vini, e sono convinto che questo successo è destinato a crescere, perché gli appassionati sono stanchi del solito Cabernet, del solito Sauvignon, dei vini internazionali e cercano qualche cosa di nuovo, ma ben fatto.